altro che fine del mondo! Peggio, il mondo continuerà! E buongiorno! Buongiorno, oggi siamo qui allo scientifico di Eboli, allo scientifico di nome... Come Antonio Gallotta. Tu si chiami ti chiami Antonio Gallotta? No, io sono Arturo Orlando, buongiorno. Lui è Arturo Orlando, uno dei rappresentanti d'istituto, e oggi mettiamo a nudo Orlando. Io preferirei stare vestito, che fa pure freddo, veramente. Fa molto freddo. Quindi mettiamo a nudo quello che è la verità del liceo scientifico di Eboli. Allora Arturo, parlaci, tu che sei uno dei rappresentanti, uno studioso, oggi, giornata di corteo. Dicci, chi c'era a scuola? Ma direi una cinquantina di persone circa, spero un poco di più. La quinta H c'era quasi tutta, io ero da solo in classe mia. Sì, collega. Su 950. Circa, sì, siamo quasi 1000 persone, adesso non so esattamente il numero, scegliamo tra i ragazzi. Cosa hai da dire ai ragazzi che non sono venuti oggi a scuola? Dai, dimmi. No, è che dopo tutto forse avete fatto bene, perché condivido le motivazioni, però io nei cortei non ho mai creduto perché non ottengono nulla. E nonostante i motivi fossero nobili, anche se un po' troppo generici, a mio avviso il corteo ci poteva stare, solo che con questo tempo... Io non apprezzo i cortei e non sono andato, e ho chiesto di fare così anche alle altre persone a cui il corteo non piace come forma di manifestazione. Quindi bene voi che siete andati, ma se dormivate a casa era la stessa cosa, perché... No, aspetta un attimo, almeno hanno tentato, starsene a casa è un segno di, come si suol dire, lavativaggine. Di lavarsi le mani. Allora parliamo invece della realtà dello scientifico, Amedeo Gallotta. Giusto? Antonio Gallotta. Tra l'altro hanno fatto anche il busto di Antonio Gallotta e il 24 novembre lo portano a scuola e sarà inaugurato. A che ora? Bella domanda. 10:30. 10:30, mattina o di sera? No, di mattina. Di mattina, quindi venite di mattina, ci sarà lui che vi mostrerà il busto. No, non ci sono io, però c'è anche il sindaco e vari personaggi e si inaugura il busto. Quindi dicci qualche cosa della tua scuola. Va bene, va bene. Ma il nostro liceo ha molto su cui lavorare, una bella scuola, devo dire... Scusa un attimo, che abbiamo un momento di spot pubblicitario per far andare avanti il... Va bene, prego. Amica Chips, la numero uno delle patatine. E lui le ha provate tutte, eh? Le ha provate tutte, a me non piacciono le patatine però. Ah, non ti piacciono? No, vabbè. C'è molto da lavorare. Però devo dire che rispetto alle altre scuole abbiamo un grosso numero di persone in serie, perché a differenza di altre scuole in cui le assemblee si sciolgono già alle 9:30 dopo 10 minuti dall'inizio, qui vanno avanti a lungo e riusciamo a coinvolgere almeno 200-300 persone, nonostante ci siano sempre disinteressati. E quindi se tu parli di persone serie... Tu sei il capostipite delle persone sole, giusto? Ma spero di non essere uno stipite, capo, diciamo, a metà. Vabbè, quindi ringraziamo il nostro... Arturo Orlando. Arturo Orlando, qui da Eboli, lo scientifico, Marco e Arturo. Salute. Ciao. Saluta al blog della simpatia.